Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia, nel quale parlerò del fatto che si ipotizza che presto, cioè dalla quarta fase che dovrebbe iniziare il 15 di giugno di quest'anno, cioè del 2020, il governo potrebbe permettere la vendita di alcolici nei ristoranti, ripermettere quindi di poter fare concerti, di poter praticare sport a livello agonistico e di riaprire saune, eccetera. Ma prima di passare alla notizia, sigla. Le notizie riportate in questo video sono state prese da quotidiani thailandesi. Puoi trovare il link agli articoli giù in descrizione. Il portavoce del centro per il Covid-19, il dottor Thawisip Wisanuddin, ha dichiarato mercoledì, cioè ieri, che il gabinetto domani, cioè venerdì, prenderà in considerazione le modifiche che sono state apportate appunto dal centro per il Covid-19 per quanto riguarda la quarta fase dell'allentamento. Questa nuova proposta consentirebbe anche la riapertura delle scuole sia normali che internazionali e permetterebbe inoltre alle organizzazioni governative di riprendere riunioni e seminari. I ristoratori e gli albergatori pare che potrebbero essere un'altra volta autorizzati a vendere alcolici, mentre i pub, i bar e i karaoke no, in quanto queste tre attività, cioè pub, bar e karaoke, sono considerati altamente pericolosi per quanto riguarda la potenzialità di contagio delle persone. I centri congressi e fieristici potrebbero riaprire le porte, ma dovranno assicurare che ogni visitatore abbia a disposizione 4 metri quadrati di spazio. Gli eventi saranno consentiti se i visitatori avranno a disposizione almeno un metro di distanza da una poltrona all'altra. Mentre le competizioni sportive si potranno svolgere fin tanto che non ci saranno spettatori. Il dottor Thawisip ha continuato dicendo che i concerti si potranno tenere solo a condizione che gli spettatori non cantino a squarciagola. Sì, lo so! Anche quando ha fatto questa affermazione il pubblico l'ha guardato come state guardando voi. Ma poi ha aggiunto, per spiegare questa affermazione, che quando qualcuno canta qualche gocciolina di saliva può schizzare, quindi c'è pericolo di contagio. Lo so, ti stai chiedendo, ma non si dovrebbe andare in giro con la mascherina? Lo so, ma non le faccio io le regole, ragazzi. Inoltre ha continuato dicendo che le spa e le saune potranno riaprire solo se potranno garantire uno spazio di circa 5 metri quadrati per ogni cliente. Ma le soap massage, cioè il massaggio insaponato, ancora non può riaprire. Infine ha continuato la lista dicendo che appunto ci saranno i parchi giochi, i parchi acquatici, piscine, questi potranno riaprire. Poi ha detto che anche le sale giochi potranno riaprire, ma solo quelle all'interno dei centri commerciali. E i giocatori, i visitatori che andranno in queste sale giochi potranno permanere all'interno della sala giochi un massimo di 2 ore. Infine conclude dicendo che tutte le attività che riapriranno dovranno comunque attenersi a tutte le norme sanitarie imposte. Inoltre ricorda che è obbligatorio l'uso dell'app Thaishana con il check-in e il check-out della persona dall'attività commerciale.
Lo so, ragazzi, non ci posso fare niente. Io fondamentalmente voglio bene i miei haters, quindi mi attaccano sulle notizie e gli sto dando altri spunti per attaccarmi, così almeno siamo tutti contenti.